Benvenuti! Oggi ho un unboxing per voi molto interessante, con un sacco di pacchi che mi sono arrivati da diverse aziende e che devo aprire. Più che altro prima di trasferirmi a Milano, sì, perché sto per trasferirmi a Milano e quindi questi sono gli ultimi video che vedrete girati da qua, da questo studio slash stanza slash dove è iniziato tutto. Dovrei fare un video di quelli strappalacrime per commemorare l'addio a questa stanza? Forse, vedremo, fatemi sapere con un commento. In ogni caso, oggi dedichiamoci all'unboxing. Che ne pensate del mio tavolo di marmo? È super fake. Ma è anche molto interessante perché il primo oggetto di cui vi parlerò oggi, l'ho già scartato. Però poi mi sono detto, cavolo, poteva essere interessante parlare di questa, perché è semplicemente una carta appiccicosa per le superfici, e c'è veramente in diversissimi colori, con diversi pattern. Questa è quella in stile marmo bianco, e molto semplicemente la applicate sulla superficie che vi interessa rendere di quel colore o di marmo bianco, di quel che è, e l'effetto è veramente ottimo. Giudicate voi, insomma. Ovviamente vi lascerò il link in descrizione per la carta e per tutto quello che nominerò all'interno di questo video. Comunque, fighissimo e ottimo acquisto. Secondo me mi è appena arrivato questo pacco, come vedete, da Sony. Non c'è questa roba qua dentro. Mi hanno inviato un po' di roba perché domani parto per il Makers, avrete probabilmente già visto il video, e mi hanno mandato da testare finalmente. Ah, qua dentro c'è una cosa che vi faccio vedere dopo. Fatemi trovare la Star. Mi hanno mandato finalmente la Sony A6600. Sa di fresco e nuovo. Non vedevo l'ora di provarla. Finalmente vi posso dire che cosa ne penso. Quindi c'è la 6600. Poi insieme alla 6600 mi hanno mandato anche, questo è il 16-55-28, che è la lente che hanno lanciato insieme alla macchina e che volevo assolutamente provare, perché per vloggare non è ampissima come un 10-18, però è comunque abbastanza ampia. Ma il vantaggio è che è bella luminosa, perché è un 2.8, e quindi sono super curioso di provarla. E poi mi hanno mandato anche un'altra lente, mi hanno detto, che non so esattamente, il 70-350 zoom, perché arriva nel pacchetto completo che hanno sempre lanciato insieme alla camera, che testerò anche, vi farò sapere. E poi qua dentro mi hanno ancora mandato il nuovo microfono di Sony, che è veramente una bomba da quello che ho sentito nelle mini review che ho visto, nel video di Yaki o di Manuel che sono andati a provarlo al lancio, e testerò anche questo. La cosa fighissima di questo microfono è che lo metti sulla slitta sopra la macchina e non devi connetterlo con cavi e non cavi e robe varie. Molto molto interessante. Vi avrò già detto cosa ne penso in realtà nel video, però in questo momento sono molto molto gasato. Vi lascio il link del video così potete andarvelo a vedere e vi dirò di sicuro cosa ne penso di tutta questa roba. Oh, e c'è anche il gatto morto qua dentro, me lo stavo quasi dimenticando. Ah, come si mette? Ah, è bello morbido. Ho appena accarezzato il mio gatto e la consistenza è esattamente la stessa. Questo mi è arrivato, vi giuro che sinceramente non so da dove, Tesmo Kickstand. Non ricordo di aver accettato nulla del genere da nessuna azienda. Infatti non so esattamente come abbiano fatto a risalire al mio indirizzo e a mandarlo. Forse l'hanno inviato al fermoposta. Sì, e la postina me l'ha portato qua. Thank you. Madonna, mi ha fatto una lettera scritta a mano. Fichissimo. Hi Ephraim, how's it going? Ve la traduco. Ciao Ephraim, come va? Sono Jenny del Tesmo Team. Mi piacerebbe mostrarti il nostro laptop stand su cui abbiamo lavorato negli ultimi mesi. È uno stand adesivo per laptop. Puoi attaccarlo a qualsiasi laptop e ti permette di avere uno stand in qualsiasi posto. Spero che ti piaccia l'idea. Se ti piace potresti menzionarlo in un video unboxing. Ci farebbe molto piacere. Continua a fare un ottimo lavoro. Saluti, il Team Osmo. E questo è lo stand. Ora, l'idea è veramente molto interessante. Sostanzialmente rimuovi lo sticker, lo appiccichi ai due lati del laptop e poi lo usi come effettivamente uno stand. Proviamo ad aprirlo. Il mio problema è che odio andare a rovinare l'estetica del Mac. Ah, sono veramente piccolissimi. Questo coso è veramente interessante, però sapete che potrei davvero pensare di metterlo. C'è da dire che, come vi dicevo, io non amo particolarmente mettere degli oggetti del genere sotto il Mac. Come funziona? Questo resta attaccato qua, questo è attaccato sotto il Mac, quindi... Ah no, così, ah, così, 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 così. I Mac fanno abbastanza fatica a livello di ventole, soprattutto i modelli base, e quindi è molto comodo quando editate qualcosa metterlo rialzato. Io non lo appoggio mai alla superficie perché se no la ventola spara verso il basso e l'aria calda, ecco, si va ad accumulare. E
fa più fatica a esportare. Se lo mettete più in alto, tipo sopra un vaso, butta fuori l'aria e lavora molto meglio, ve lo assicuro. Provate, vedrete la differenza. E con questi, in effetti, se io gli attacco sotto, la ventola spara fuori e non c'è bisogno di avere effettivamente nulla che funzioni da rialzo. E poi effettivamente sarebbe una roba del genere. Questi due stanno sotto in questo modo, non so esattamente dove, penso qua. E una volta che... mi sembra anche abbastanza solido. L'unica cosa da valutare è se poi vanno a rovinare il Mac, cioè se lasciano tipo la colla sopra. Non penso. E quando sono chiusi? Si ingombrano un pochino, ma in realtà. Vi farò sapere su Instagram, quindi seguitemi a @chiocciolefranunamesta, mi raccomando, perché su Instagram pubblico contenuti tutti i giorni. Adesso col trasferimento pubblicherò un sacco di storie sulla nuova casa in anteprima, sul nuovo studio che costruirò, quindi ci saranno un sacco di contenuti fighissimi ogni giorno, tipo daily vlog. Quindi seguitemi su Instagram per restare sempre aggiornati. Vi farò sapere lì se poi ho deciso di utilizzarli o no. Ci penserò. Però, Tesmo, grazie. Postazione unboxing di fortuna, perché sono appena arrivato nella casa nuova, ho appena sistemato un po' tutto, vedrete poi il video, comunque lo studio tour completo, tutti i tour del setup video, del setup della zona soggiorno, che è quella in cui sono, questo è il tavolino del soggiorno in effetti, e lo sto usando come tavolo d'unboxing in questo momento, ma ecco, vedrete tutto con calma. Però mi è appena arrivato questo prodotto che è molto interessante, cioè appena l'ho visto mi sono detto prendiamolo, che ero curioso appunto di testarlo. Perché è una roba appunto un po' particolare, quindi vediamo. E abbiamo con scritto Amazon. Vediamo di... all'apertura semplice, sì. Quanto da soddisfazione. Ed eccovi l'Amazon Wall Clock, che è l'ultimo prodotto appena uscito, è stato lanciato a sorpresa anche in Italia. Non so se in altri paesi, in realtà non sono sicuro ci fosse già. Ed è fondamentalmente questo orologio smart di Amazon. È veramente molto semplice. Background nero, tutti i numeri dell'orologio, e contorno bianco, che sta perfettamente qua in casa in realtà. Nella confezione troviamo, oltre all'orologio, le pile Amazon, che ti permettono di farlo funzionare, un tassellino e una vite per attaccarlo eventualmente al muro, ma io ho già il tassello attaccato, quindi non dovrebbe essere un problema. Poi c'è una guida veloce per spiegarti come installarlo. Tutto molto semplice, però per farlo funzionare c'è bisogno di connetterlo ad Alexa e a internet, cosa che io non ho ancora in questa casa, e quindi ci vediamo tra qualche giorno quando avrò effettivamente attivato internet e potrò farvi vedere il setup di questo orologino. Poi questo pacco, non voglio andare a prendere il mio coltellino solito, arriva da Sony, che mi ha mandato, le hanno mandate un po' a tutti, quindi magari le avete già visto da qualcun altro, le nuovissime, godiamoci il nome, WF-1000XM3. Sono in sostanza però molto interessanti, perché sono delle cuffie con riduzione del rumore fatte da Sony. Supportano ovviamente le chiamate in alta qualità, con 10 minuti di ricarica puoi usarle per ben 90 minuti, molto interessante. La batteria dura da 8 a 24 ore, hanno l'USB di tipo C, Google Assistant incluso, sono wireless ovviamente, e la cosa interessante è che hanno la riduzione attiva del rumore. Vediamo di aprire, e all'interno della scatola abbiamo il case, molto bello, sa di premium, anche se no è figo, è abbastanza grosso, ma ora vi dico il mio pensiero a riguardo. E qui abbiamo le due cuffie, anche loro non sono piccoline, noise cancelling headphones, left right, ok, che vanno ovviamente inserite all'interno della scatolina in questo modo, una e una due, e stanno in questo modo all'interno, molto figo. Continuando, nella scatola troviamo ancora una pila infinita di manuali, classico di Sony, e poi tutti i diversi adattatori per la dimensione delle orecchie, insomma per l'in-ear in sostanza, così potete trovare gommini che più si adattano alle vostre orecchie, e ancora un cavetto abbastanza corto da USB-A a USB-C per la ricarica, molto figo pure questo. Bene, possiamo rimettere a posto questa roba qua e concentriamoci sulle cuffie. Oh, c'è una luce rossa, vuol dire che sono in ricarica forse? Copriamolo, confrontiamole anche con le AirPods. Queste sono le AirPods nella loro custodia, tra l'altro vi lascio il link di questa custodia se vi interessa in descrizione. L'unico problema è che questa custodia leggermente sul retro le riga, non so se si vede, ma sono proprio righe leggerissime, però magari ad alcuni di voi dà fastidio. Ora, la dimensione, potete notare che c'è differenza a livello di dimensioni, cioè le AirPods sono metà praticamente. Questo è grosso al doppio. Ok, fatemi rigirare questa parte di video perché l'avevo girata prima che uscissero le nuove AirPods, e quindi l'avevo comparata solo con quelle vecchie, queste qua di Sony, e quindi il quadro non era completo. In più ora l'ho testate anche per più tempo, per cui vi posso dire cosa ne penso. Sono delle ottime cuffie,
il case si rovina facilmente, basta proprio solo appoggiarle senza nulla di particolare e si rovina facilmente. Però a parte questo, in quanto qualità audio, sono migliori alle nuove AirPods Pro, hanno anche loro la Transparent Mode, quindi sono delle ottime cuffie al 100%, soprattutto a livello di qualità. Però a livello di pacchetto completo le AirPods sono migliori, uno perché sono in un case più piccolo, due perché esteticamente le AirPods nuove stanno decisamente meglio che nelle orecchie, che questi bestioni giganti che comunque una volta nelle orecchie direi, cioè, ingombrano abbastanza. Come prezzo siamo lì, sia per le AirPods che per le cuffie, queste costano leggermente meno. Ma la fascia di prezzo è quella. Quindi le consiglio? Assolutamente sì. In quanto qualità audio sono migliori rispetto alle AirPods, ma in quanto user experience le AirPods sono veramente qua sopra rispetto a queste, in particolare se le utilizzate con un iPhone. E anche in quanto estetica, una volta nell'orecchio, ecco, preferisco di nuovo le AirPods. Detto questo, però, sono delle ottime cuffie, consiglio al 100%. Quindi Sony, ottimo lavoro. Oh, e prima che mi dimentichi, la cosa molto interessante di queste cuffie è che sono piccole, quindi le puoi sostituire alle cuffie over ear classiche della Bose o di Sony quando sei in viaggio e portarti semplicemente queste piccolette, che comunque fanno un ottimo lavoro e sono molto meno ingombranti, quindi questo è comunque un enorme vantaggio e del modo in cui io probabilmente le utilizzerò. Ok, sono andato a prendere questo perché... Guardate come è chiuso sto pacco. Speriamo di non rompere niente. Cacchio, si apre sta cosa? Mettiamo dei bordi. Mettiamo una finestrella. Così. Siamo quasi. Molto bene. Ta-da! Blackview mi ha mandato uno dei loro dispositivi. La scatola è veramente molto bella. Il BV9100 9100. Vediamo di aprirlo, unboxarlo. E poi se vi interessa ci farò un video. Ma non sarà un video normale. Perché? Perché Blackview fa telefoni indistruttibili. E mi hanno mandato questo dispositivo dicendomi: ok, noi te lo mandiamo, tu cerca di distruggerlo se ci riesci. E io gli ho detto: ma... volete una review normale? Loro: no, vogliamo che tu provi a distruggerlo. E allora gli ho detto: va bene, vi farò sapere se il mio audience è interessato. Quindi se siete interessati a vedermi provare a distruggere questo dispositivo, fatemi sapere. E la cosa interessante è che parteciperete anche voi. Farò un box delle domande su Instagram nei prossimi giorni, in cui vi chiederò come distruggere un telefono e in base alle vostre risposte sceglieremo come provare a distruggere questo bestione. Madonna, pesa 600 quintali. Ok, all'interno della scatola troviamo effettivamente il telefono, che è un macigno. Guardate che roba, che miseria, è un carro armato. Display da 6,3 pollici, 4 GB di RAM, 64 GB di ROM, di spazio di archiviazione, batteria da 13.000 mAh, è una belva. Fotocamera da 16 megapixel più 16 megapixel dual camera. Guardate che roba. Oltre al telefono troviamo le pellicole protettive che si possono applicare sopra il telefono, i manuali, il caricabatterie gigantesco, perché per una batteria da 13.000 mAh ovviamente ha senso, dura giorni questo coso, incredibile. Le cuffiette, un po' in stile Apple, e il cavo di ricarica USB-C, figata che sia USB-C. E nulla, quindi seguitemi su Instagram perché farò sto box per le domande, per capire come distruggere questo telefono indistruttibile. Mamma mia, è gigantesco, è folle, guarda che roba. E spesso vuol dire che questa roba qua dura giorni. Incredibile sta cosa. Ok, bene, direi che questo è tutto per quanto riguarda il nostro unboxing. Spero vi siano piaciuti gli oggetti di cui ho parlato all'interno di questo video. Se è così, fatemi sapere con un commento che altri oggetti potrei acquistare su Amazon da unboxare nei prossimi video. Oggetti che voi vorreste comprare ma che magari non siete tanto sicuri, li prendo io per voi, vi dico che cosa ne penso, così poi sapete se potete o no acquistarli, se ha senso, eccetera. Tutti i link li trovate in descrizione. Vi lascio anche la mia nuova pagina di Amazon che ho aperto, che è il programma influencer di Amazon sostanzialmente. E mi hanno permesso di creare questa pagina con tutti i prodotti, con tutte liste diverse di prodotti, dal mio setup a cosa metto nel mio zaino, tutto ben diviso in questa pagina, così che possiate sempre avere accesso a tutti quanti i link della mia strumentazione che uso per far video, piuttosto che, visto che me lo chiedete spesso, ora c'è una pagina dedicata, figata, Amazon, brava. Bene, noi ci rivediamo come al solito il martedì e il venerdì alle 13, sempre qua su Ephraim Stew.